Allora, dopo la chiacchierata sul canale di Lellone, che vi invito ad andare a recuperare, ho deciso di farne una anche per il mio canale. Quindi grazie a tutti ragazzi per la presenza, i Fantastici 4, oggi ci siamo tutti. Come state? Bene, e se posso dire una cosa, se il 2021 è stato l'anno con cui sono... Ma basta! Questa storia! Per mantenere giustamente la tradizione, con chi ho passato più tempo a San Valentino? Guarda qui, che trittico! Ma però... problemi tuoi, poi noi abbiamo tutti la morosa, quindi siamo impegnati. Adesso che finalmente... Perché non sai quanto abbiamo speso io e Luca per mazzi di rose. Perché però vedi, penserei due volte per l'arte. Sono ragionamenti che... ragazzi, è andata peggio, io ho speso di più di un mazzo di rose. Vabbè, ma te sei sposato, cioè, insomma, sono affaracci tuoi. Però doveri, dopo lì sono affari di Kino e delle riflessioni che dovrà fare nel corso della sua vita, ma non mi sento toccato, anche perché è vero, stia registrando per San Valentino, ma questo video uscirà domani, quindi il 15, che è la festa dei single. Quindi se vuoi anche fare una battuta su questa cosa qua... No, basta, sono finite le battute. Che poi niente, single, ragazzi. Anche i single non è che siano single del tutto. Aspetta, guarda un attimo i calli, mi toccherà completamente tagliare questa introduzione, un minuto e mezzo in cui non si è detto niente. Va bene, allora, dato che abbiamo... Cerco di riportare un attimo la calma e la serietà, che però qua ormai sono già da un minuto di video, già andato tutto via. Abbiamo una novità, ragazzi, una novità a livello di calendario. Perché una novità a livello di calendario? Perché giochiamo venerdì, quindi questa settimana abbiamo una partita, una sola partita. Come si vive questa cosa? Raccontatemi, a partire da Lello e poi facciamo il giro. Innanzitutto credo che la Juventus avrà modo anche di rifiattare, perché abbiamo fatto tre partite da ritmi importantissimi. Hellas, Sassuolo e Atalanta, quindi meglio smaltire un po' di lavoro fatto in questa settimana e arrivare riposati e pronti per la settimana prossima. Tanti pensano anche che il riposo sia una cosa completamente dannosa, no? Nei cicli di allenamento, invece, se andate a parlare con degli allenatori, probabilmente in questi momenti io credo che ogni tanto fare degli allenamenti di scarico e riposare per farsi poi ritrovare pronti serva tanto. La Juve, secondo me, ecco, si preparerà al meglio per queste due sfide ravvicinate. Poi c'è anche l'altra di campionato, però insomma abbiamo il Villarreal subito dopo il Toro, e quindi bene, abbiamo il tempo di lavorare e di affinare l'intesa, quindi questo non guasta, perché ricordiamo che alla fine Vlahovic è arrivato e l'abbiamo spawnato lì in campo, idem Zaccaria, quindi tutto serve. Avere tempo per preparare le partite non è un danno, anzi, quindi sono contento. Cioè, ha detto Lellone, che poi mi sembra che non sia successo neanche troppo tempo fa, prima di questa cosa, mi pare tra Udinese e Milan, se non sbaglio. Che no, c'era. Però dato che, bene o male, abbiamo questi calendari sempre incastrati, intasati, adesso, in questo momento storico, abbiamo una settimana di tempo, no? Sì, un minimo di rifiato, anche perché poi mi sa che dopo veramente, da qui poi alla sosta delle nazionali. 20 marzo è l'ultima partita della Juve prima della sosta. Sì, mi sa però che ce ne sono tante. Sì, ce ne sono tante, perché dopo quella di campionato che ha citato Lellone c'è anche già la semifinale d'andata di Coppa. Poi mi pare ci sarà un'altra settimana di stacco prima delle nazionali, mi sa una sì, però non so, poi se magari c'è un'altra parte. Allora c'è il 22, allora guardando il calendario, il 22 febbraio c'è sicuro, Villarreal Juve. Esatto. Poi quella successiva mi pare che sia... Non ve lo dico subito, ragazzi, perché l'ho guardato prima. Abbiamo l'Empoli il 26, la Fiorentina il 2 di marzo, lo Spezia il 6 di marzo. Il 2 di marzo è Coppa Italia, la Fiorentina. Esatto, lo Spezia il 6 di marzo, la Sampdoria il 13 e il Villarreal il 16, ecco, la Salernitana il 20. Ve la posso dire una roba? Ecco, ora, al di là del Villarreal e al di là della Fiorentina, tutti e tre punti dobbiamo fare. Cioè, pochi cazzi, se vogliamo ambire, pochi cazzi. Davom, dato che non hai ancora...
No, vabbè, dato tutto Lello, direi. Grazie. Lello è Togliamo Lello. Togliamo Lello, detto tutto lui. No. No, è chiaro che da tifoso vorrei che la Juve giocasse ogni 24 ore, soprattutto adesso che ci sono queste novità in campo e sembra che effettivamente stiamo ingranando anche dal punto di vista tecnico e tattico, come direbbe Capello. Quindi insomma sicuramente avere una sola partita a settimana da tifoso è peggio, però secondo me la Juve ne ha bisogno, perché così hai tempo di smaltire la partita di ieri, che è stata secondo me massacrante sotto tutti i punti di vista fisico-psicologico, hai tempo di preparare un derby che sarà massacrante perché il Torino viene da due sconfitte, scusate, un pareggio, una sconfitta molto pesanti e molto brucianti, e quindi ti verranno a fare guerra, anche perché tu all'andata l'hai sfangata con un gol di Locatelli all'85esimo, e quindi Juric tra l'altro con lui è sempre il dente avvelenato, e quindi hai tempo di preparare quella, avrai tempo di preparare il Villarreal, quindi direi che per Allegri e giocatori questa pausa, se così si può chiamare, sia sicuramente manna dal cielo. Io da tifoso la sto vivendo male, tesa, perché ripeto, vorrei vederli giocare ogni 24 ore, però non è possibile, quindi va bene così. Vedi la Juric, c'è la Champions di mezzo, e quindi un po' vedrei le altre un po' ciallietta. L'Europa League, bravo. Domani si sta sul divano, infatti. Però ragazzi, Juric dente avvelenato finché vogliamo, però pensate a questo parallelismo, questa coincidenza, perché Juric è l'uomo del destino Juve, perché l'anno scorso non dipendeva solo da te, ma dipendeva anche dagli altri, e col Verona è Juric che ti manda in Champions. Ecco, quest'anno Juric c'ha l'Atalanta nella partita a recuperare. È una coincidenza incredibile, proprio perché non dipende da te, eh. Poi magari ci dà 5 pere venerdì sera e perde con l'Atalanta 21-0. No, ma infatti poi però... il recupero dell'Atalanta, ragazzi, è tutt'altro che scontato, perché se considero l'Inter a Bologna, ok, quelli sono 3 punti, ma invece l'Atalanta contro il Torino è tutt'altro che scontato. Oltretutto ho mentalità inversa, perché Atalanta-Torino e l'Atalanta in casa racimola meno punti che in trasferta, quindi... anche là bisogna tenere conto di questo dato. Ma sapete perché? No, volevo chiedere se sapete quando si recupererà, ma ancora no. No, secondo me aspetteranno tipo l'uscita da tutte le coppe, o le semifinali, o durante le semifinali di Coppa Italia, o durante la finale di Coppa Italia. Ci sono 3 date possibili, quindi è vero anche quello. Tanto non ci sono nessuno. L'Inter che si gioca al campionato, ragazzi, sta vivendo un po' lo stesso svantaggio che la Juventus ha subito l'anno scorso con quel famoso recupero di Juve-Napoli, che alla fine a furia di vedere la classifica così ti abitui ad essere comunque psicologicamente anche sotto, ed è comunque anche abbastanza, insomma, ti toglie anche energia nervosa, perché non è veritiera e non riesci a capirlo, e loro che si stanno giocando il campionato adesso sono secondi, ma non si sa se è vero oppure no, quindi sono sicuramente molto svantaggiati, la stessa Atalanta, bisogna essere onesti. Ma sapete perché vi ho fatto questa domanda? Perché l'anno scorso una delle più grandi difese che avevo portato nei confronti di Andrea Pirlo era proprio questo, e cioè il fatto che fosse una stagione così compressa dal dover giocare sempre ogni 3 giorni. Tra l'altro Pirlo non fece nemmeno la preparazione all'epoca, quindi veramente una roba assurda. E arrivammo a un certo punto con l'anno nuovo in cui davvero si giocava solo una volta a settimana, e lì pensai, madonna, dopo questo filotto incredibile di partite una dietro l'altra in cui abbiamo anche fatto discretamente bene, adesso abbiamo il tempo di preparare, vedere cosa succede, e lì siamo crollati, crollo verticale, proprio in quel momento in cui inizia a preparare settimana dopo settimana. Come lo spiegate quello dell'anno scorso e come lo potete invece immaginare traslato in questa settimana specifica? Domanda difficile, eh? Parto io rispondendo in parte con una risposta che ho dato parzialmente anche sul video sul canale di Lello, perché secondo me questa squadra qua non è sufficientemente pronta e matura per magari saper gestire anche con come dire, con serietà e maturità anche delle settimane di allenamento, come se fosse una squadra che deve essere sempre, no, sotto martello, e quando va così, allora magari rende. Nei momenti in cui si ferma a pensare a non so cosa, magari viene un pochino meno, no? E magari certi giocatori che non sanno ancora qual è realmente lo standard dell'allenamento che devi sentire anche, che devi tenere anche, no, durante la settimana di allenamento,
forse magari una settimana intera perdi un po' proprio di connessione anche con la partita. E non sono gli unici che sta perdendo connessione, Davo, eh? No, infatti io non ho sentito una buona parte della risposta, però vedevo che la registrava. Voi l'avete sentita? Io sì. Ok, perfetto. Io non l'ho sentita, l'ascolterò mentre editerò il video. Sono contento, sorpresa anche per me. Va bene. Ok, non ho sentito niente, però vedevo che andava. Su ciò che ho detto veramente... Davo, ma dico... Ah, vai Davo, finisci. No, stavo commentando la mia connessione, prego. No, aggiungo un'altra cosa. A mio parere, nella Juve di Sarri e Pirlo, sono mancate delle certezze sul piano della solidità della squadra, per cui quando subisci tanto in transizione, quando subisci gol da stupido anche con squadre magari di livello tecnico inferiore, ecco, a noi, là vai a minare anche quel poco che stai cercando di costruire nella costruzione e nella parte offensiva. Io credo che Allegri sia ripartito e l'ha dimostrato anche in questo percorso che sta facendo la Juve dalla solidità della squadra, tant'è vero che adesso la Juve nelle ultime 13 partite è la seconda miglior difesa dietro l'Inter. Non è la Lazio? È la Lazio? Chiedo scusa. Forse sì, sono sbagliato io. Vabbè, te l'ha suggerita Cassano questa qua. Me l'avevano detta, non ho contato. Però ti dico, secondo me, ricostruendo poi dalla solidità, lui ha fatto una cosa un po' più per gradi. Poi adesso che agli uomini giusti stiamo iniziando anche a vedere del lavoro là davanti. Per cui io il lavoro di Pirlo credo sia stato minato anche da certezze che la squadra non aveva in campo. Probabilmente anche gli stessi giocatori credevano poco in quel che era la sua idea, perché poi in campo si traduceva in poche cose. Mi spiace ovviamente per Pirlo, perché secondo me le sue idee potevano anche essere valide, ma nell'applicazione secondo me ci sono state miliardi di difficoltà. No, più che altro adesso questa qui più che altro è la definitiva prova del 9, perché tutti abbiamo sottolineato che si è visto un qualcosina in più. Quello che ha detto Davum secondo me è perfetto ed è proprio per chi questo l'ha sentito? Effettivamente. Ed è proprio per questo. No, io l'ho sentito, se no l'ho sentito sono cazzi fuori. Ma proprio per questo motivo qui adesso devi vedere se anche la settimana di pausa effettivamente per te è un giovamento, perché la possibilità di recuperare le energie, lavorare e farti comunque trovare pronto. Non che devi per forza mantenere l'asticella sempre al massimo sul pezzo giocando ogni 3 giorni. È proprio qui magari che passa la famosa solidità di cui ha parlato anche Lellone, la consapevolezza che ok, stiamo un pochino più rilassati in settimana perché non giochiamo, va bene, ma ci alleniamo a modo, ci facciamo trovare pronti per il derby, vinciamo, andiamo via Real e vinciamo, punto. Ma io vi ho fatto questa domanda perché c'era una trappola, poi Lello davvero ha detto tutto, è andato avanti anche nelle mie previsioni, proprio perché c'è la Champions dopo. No, davvero, era tutta preparata, perché questa è la settimana, signori, pensateci un attimo, è la settimana della Champions, là, sì. Perché dopo una partita come quella di ieri con un risultato un po' così che ti taglia fuori dal discorso dipende tutto da te, perché vincevi ieri sera dipendeva davvero tutto da te, ora devi per forza di cose rimanere attaccato, come diceva prima Lello, non ci sono scuse se vuoi arrivare in Champions, tre punti, ma dall'altra parte qua stai giocando una partita futuristica, quindi sulla Champions 22-23 di qua, nel certo. Frattempo e c'è la Champions 21-22 che stai giocando, quindi il peso specifico degli allenamenti, dell'attesa, delle preparazioni va nei confronti del derby che ti garantirà una futura Champions o nei confronti del Real che è la Champions che devi giocare tra 8 giorni? Per me è difficile, per me totale è proprio secondo me una questione di periodo, non di partita. Però sai perché, Kino, ti chiedo questo? Perché col Sassuolo il primo tempo dell'altra sera in Coppa Italia la Juventus, secondo me, palesemente pensava all'Atalanta. Sì. E quindi ti chiedo, col Toro non è che c'è il rischio di dire però io fra 4 giorni gioco col Villarreal? Secondo me è un derby e questa cosa della questione Champions a livello di obiettivo, non di competizione che giochi, la stanno sentendo davvero tanto e potrebbe essere anche questa qui da un certo punto di vista la giornata chiave, perché ok, poi il derby in casa... E poi l'Atalanta a pranzo di domenica è a Firenze, dopo che 3 giorni prima era in Grecia in Europa League. Quindi potrebbe essere anche questa giornata qui la chiave di volta dove tutto può tornare
a dipendere da te, al netto anche di quella che è stata la partita di Coppa Italia di qualche giorno fa tra Atalanta e Fiorentina. Però io ti dico, secondo me è anche quasi una fortuna il fatto che sia un derby. Se fosse stato per assurdo anche un Juve-Venezia, Juve-Empoli, il derby è un derby, per come la vedo io. E soprattutto hai comunque poi sabato pieno, domenica pieno, lunedì pieno e martedì quasi pieno. Cioè comunque quasi 4 giorni per preparare. No, sono 4 giorni, sono 4 giorni pieni. Sì. Cioè dalla partita, sì, quando inizia l'una, quando inizia l'altra, sono 4 giorni. No, sì, non sono 4 giorni perché c'è quel gap di 2 ore. Sì, io ti dico, la mia paura grande è che quando scendi in campo ragioni sul fatto, cavolo però, se mi faccio male in questa, cavolo però, se mi succede qualcosa, cavolo però. Io c'ho questa paura, sinceramente. Ma non so, e da una parte ti dico, è più importante il 22, dall'altra parte ti dico, venerdì. Chiedo, Lu, secondo te nello spogliatoio sono settati come da comunicazione di Allegri sulla Champions? Oppure c'è qualcuno dentro che si invoglia a dire, oh ragazzi, guardate che 2-3 partite tutto può cambiare e noi dobbiamo essere sempre sul pezzo. Ora non vi dico lo scudetto, aspetta, non ti dico lo scudetto, però io credo che da calciatore tu devi alimentare quella speranza e avere l'ambizione. Significa che sogni, per arrivare a quel sogno devi dare sempre il massimo. Se tu ti setti sulla qualificazione in Champions, secondo me dai... fai quel giochino là della priorità in Champions, mi risparmio in campionato e rischi di. Siccome la Juventus è settata per arrivare in Champions League, punterà sempre un po' in alto. Occhio ragazzi, che magari si riapre tutto, noi vinciamo, facciamo il nostro. Poi quel che arriva, arriva, sai già che è complicato. Però secondo me è già diverso il discorso motivazionale. Se io ti dico, gioca perché devi andare in Champions o gioca perché magari si riapre qualcosa. Nutri qualche speranza in più. Secondo me all'interno dello spogliatoio c'è questo tipo di atteggiamento e si traduce in campo. D'altro canto io ti dico che Allegri farà delle valutazioni fisiche, c'è un bel discorso, certo. C'è un bel discorso del buon Benitez di quando era al Napoli, in un'intervista che gli chiedevano cos'è il turnover, quando sposto quanti giocatori, quando levo 4-5 giocatori, e diceva, se io faccio giocare lo stesso giocatore per ogni 3 giorni per 3 partite di fila, dopo 3 partite di fila, quello là ha un meno 30% nelle performance fisiche, quindi necessita il recupero. Quindi questi sono ovviamente dei ragionamenti che fanno gli allenamenti sulla base dei dati, di grandi dati certo, fisici, che noi non di parametri abbiamo. Che hanno loro, e quindi sicuramente io credo che, non dico che Vlahovic rimarrà fuori ovviamente col Torino, secondo me giocherà sia l'una sia l'altra, però ti dico che magari qualche rotazione a centrocampo aspettiamocela. Qualche rotazione nei terzini può esserci. L'altro, però secondo me, ripeto, l'ambizione della Juve è quella di non fissarsi sulla qualificazione in Champions, ma di vincere e poi se si riapre qualcosa, bene. Questo intendevo dire. Sì, sono d'accordo, ma più che altro, ragazzi, non possiamo permetterci di fare dei calcoli, no? Cioè, anche perché questo ma sai cosa? Che questo è un campionato dove in 2 partite davvero butti via tutto o ricostruisci tutto, no? Ce l'abbiamo visto noi a novembre, a ottobre, quando abbiamo perso, abbiamo fatto quell'1-2 terribile Sassuolo-Verona, perso tutto quello che avevamo fatto di buono nei mesi prima. Guarda anche l'Inter, che adesso in 2 giornate si è fatta scavalcare, che sembrava aver già vinto il campionato a mani basse. Il Milan così era meno 10 dall'Inter durante il primo tempo del genere, derby, una roba del genere, ma il concetto che voglio dire è questo: Allegri non se lo può permettere e attraverso le scelte di formazione darà un messaggio chiaro alla squadra. E secondo me chi è che terrà giù contro il Torino? Quelli che dicevi tu, Lu, cioè chi magari comincia a che tolgo la gamba perché magari potrei saltare la partita dopo, no? Penso magari a un Bonucci, penso magari a un Dybala. Anche io avrei detto Dybala, perché secondo me Dybala lo preserva per la Champions. E forse potrei anche fermarmi qui, Forse potrei anche fermarmi qui, perché Vlahovic è uno che gioca col coltello tra i denti e lo fa giocare. Locatelli è uno che non si risparmia e non c'è pericolo. Quadrado ha appena riposato, Zaccaria ha appena fatto Zaccaria la rotazione. Fa giocare di nuovo. Dopo averlo fatto riposare totalmente in questi 90 minuti, leva Rabiot, che ha giocato nelle ultime 2 partite titolare, e mette Zaccaria. Ci sta. Ma sì, questa...
queste domande, ragazzi, hanno un filologico. Infatti Lello hai rotto le balle di anticipare sempre tutto. Intanto rispondo alla domanda che mi hai fatto. Secondo me magari tanti giocatori anche potranno dire sì, Allegri hai ragione a dirci questa cosa, rimanere focus, però anche non volenti arriveranno a pensarle certe cose dentro di loro, nell'inconscio. Oppure qualcuno magari ti va anche alla telecamera e ti dice no, l'allenatore ha detto questo, io sono d'accordo con questo qua, ma dentro di lui c'ha la sua opinione, la sua posizione, che magari è differente da quella dell'allenatore. Quindi è sempre un po' complicato. E l'ultima domanda appunto era questa, perché ora io vi do la mia risposta subito. Secondo me col Torino parte il tridente pesante, secondo me, tutti e tre, perché... Con l'Hellas Verona. Con interpreti intendi? Sì. Perché con l'Hellas Verona e con l'Atalanta... Ti dico questo, allora guarda, ti interrompo subito. Vai, scusami. No, ci sto. Se gioca il tridente pesante è perché Dybala fa panchina col Villarreal. Te lo do per certo. No, infatti, io non escludo questa cosa. Io penso che giocherà il tridente pesante col Toro, perché si andrà ancora uomo sui tre centrali, come abbiamo visto con l'Atalanta e col Verona, e Allegri, te l'ha detto anche in conferenza stampa, ci sono squadre con cui te lo puoi permettere, altre no, e in Champions no, anche perché penso che ce l'abbia insegnato bene o male la storia di Allegri, andate e ritorno di Champions, ad Allegri importa il ritorno e non l'andata, a costo anche di fare delle figuracce. È vero, è cambiata una regola che non so se ci favorirà oppure no, però nella mia testa col Villarreal uno tra Dybala, Morata e Vlahovic sta fuori, e vi dico anche la mia, non sarei nemmeno sorpreso di vedere Vlahovic fuori dall'inizio in quella partita lì. Poi io la butto lì e voglio sapere un po' un giro di vostre opinioni. Sto già andando troppo avanti, però... Quindi fondamentalmente la domanda è: giocherà il tridente pesante contro il Toro? La domanda è ancora più dettagliata, nel senso, come gestirà Allegri questo discorso tridente, attaccanti, formazioni? Cioè, tu sei Allegri e adesso devi buttare giù un piano per capire come affrontare una e come affrontare l'altra. Intanto stiamo parlando di 8 giorni, quindi ce l'hai già. Sì. Come la gestisci questa cosa? Per me è difficile tornare indietro dal tridente pesante, nel senso che difficilmente la Juve tornerà indietro. Per tridente pesante poi intendo l'impianto, non gli interpreti. Ovviamente gli interpreti li puoi far ruotare, nel senso che... levi Dybala, metti Cuadrado, è un tipo di interpretazione differente, hai un pelo più d'ampiezza, hai un po' meno magari di qualità, però hai un po' più di rapidità, è uno che nello strappo e nell'uno contro uno ti dà quel qualcosa in più. Ci sta anche la tua idea, Lu, nel senso che magari Dybala può giocare anche col Toro, ma una o l'altra, secondo me. Nel senso, il dispendio energetico di Dybala è aumentato tanto, ragazzi, con questo modo di giocare. Ho visto i dati di corsa, il primo è Locatelli a 13 km, il secondo è Paolo Dybala a livello di corsa, che ha corso tipo 11 km qualcosa, non mi ricordo esattamente. Che però non sono numeri d'attaccante. Mi ha stupito tantissimo quando ho letto Dybala come secondo della Juve con più chilometri fatti, mi ha fatto ben pensare, quindi io credo che o una o l'altra. Poi entra partita in corsa e sappiamo che Allegri prepara le partite con un piano gara ben definito in base a come si mette la partita e già i cambi pronti. E farà parte Dybala nel bene o nel male, perché ti consolida il possesso o magari l'attaccante in più per riprendere una partita complicata. Sul fatto dei calcoli non mi trovi totalmente d'accordo proprio col cambio regola, perché mentre prima provo a fare il gol fuori casa e in casa mi accontento dello zero, quel calcolo ti salta completamente. Quindi è interessante, è interessante questa cosa, secondo me è tanto interessante questa domanda quanto quando ci chiedevamo, ma le squadre francesi che col Covid non hanno giocato avranno un beneficio oppure no da questa cosa? Io pensavo che andassero a subirla, no? Questa cosa di star fermi, e invece PSG e Lione sono state le squadre che hanno meglio performato, ma erano situazioni storiche inedite a cui non potevi dare risposta, soltanto avere delle opinioni, delle posizioni che poi era al campo. Lione aveva buttato fuori anche il City, no? O sbaglio? Sì. Quindi è stata proprio una roba che lì mi ha stupito terribilmente, perché io ero tutta dall'altra parte. Io pensavo, oh, questi ne prendono un sacco una sporta perché sono così fermi, che gli altri invece sono pimpanti. Invece è stato esattamente il contrario. Manca il ritmo partita, il cosiddetto ritmo partita, si parlava di quello. E su Vlahovic ti dico, secondo me, se la partita si mette bene, tenderà a risparmiarlo un pochettino. Mette Bernardeschi e sposta Morata in mezzo, cioè può fare altre cose. Oppure mette Ken
estrema razio, vedendo un po' le situazioni in cui sta. La sua speranza, infatti, secondo me, è quella lì di poter avere un risultato favorevole nel secondo tempo, da dire tolgo gli ultimi 20 minuti a Vlahovic, che comunque sono quelli un pochino più dispendiosi, no? Ce lo spiegava anche Sarri in un'intervista, che, che lui toglieva sempre che dire, no? L'ultimo quarto d'ora, perché l'ultimo quarto d'ora è sempre quello dove fa sempre più fatica. Difficile interpretare. Se vado a vedere un po' il passato recente della Juve con Allegri in panchina, effettivamente ha un po' ragione Chino, cioè al di là del fatto che non ci sia più la regola del gol fuori casa, un pochino, non troppo. al di là del fatto che non ci sia la regola del gol fuori casa, dicevo, Allegri tende sempre un po' a tenersi le cartucce migliori nel ritorno, che è comunque la partita decisiva, quella che decide chi passa al turno. Quindi se vado a vedere un po' come ha sempre impostato la sua strategia negli anni passati, potrei aspettarmi anche un 4-4-2 con Cuadrado e Bernardeschi all'andata, molto più equilibrato, che punta un po' a contenere anche l'entusiasmo in casa del Villarreal e poi tenersi il tridente pesante per il ritorno. Potrei aspettarmi anche un'idea di questo tipo. Sono abbastanza convinto che Vlahovic le farà entrambe da titolare. Abbastanza sicuro di questo, perché siamo già Vlahovic dipendenti, cioè purtroppo a livello di proprio di gioco e impostazione. Già, potrei aspettarmi questo. Se non abbiamo Morata, secondo me va già in confusione lo stesso Alvaro, C'è un discorso se inizia una partita con Vlahovic, poi lo sostituisci. Un discorso se inizi la partita senza Vlahovic. Sai perché io vi ho fatto questa provocazione? Perché Allegri già l'altro giorno in conferenza stampa ci parlava, no, dell'organizzazione. Lui ti ha detto: se c'è una singola cosa che ho imparato in tanti anni che faccio l'allenatore, è che si ragiona partita dopo partita. Quella è la partita più vicina cronologicamente, il Sassuolo, l'Atalanta è quella dopo. Io non ci credo mai che questo ragionamento gli valga pure per la Champions League, che è la partita più importante del filotto, è la partita che tutti abbiamo in testa da quando è iniziato l'anno, bene o male, perché sì, pensavamo al Milan, al Napoli, all'Atalanta, sì, però c'è il 22 di febbraio, c'è il calendario. Lui deve dire così per i giocatori, ma... Certo! Cioè, anche una volta gli è anche scappato all'inizio anno, quando aveva anche chiesto la formazione, che lui rispose: l'unica certezza che ho è la formazione che farò contro il Napoli, perché non avrò nessuno. Ma gli allenatori giustamente sono proiettati sul calendario, ma è inevitabile, cioè, altrimenti non saprebbero fare il loro mestiere, è il messaggio che devono trasmettere alla squadra. Però la provocazione grande nasceva dal fatto che Vlahovic la Champions League non l'ha mai giocata, e se ed è per questo che è inferiore a Haaland. Haaland in Champions League segna. No, vabbè, a parte io su questa cosa sono d'accordo, nel senso, secondo me la Champions è il grande battesimo. Cioè, nel senso, tu puoi essere davvero fortissimo, ma finché non mi dimostri in Champions rimarrai sempre un passo indietro a quegli altri. Ovvio, Vlahovic non ha mai giocata, non è che poteva fare gol. Però conoscendo Allegri, buttarlo così nella fossa, secondo me nella sua testa c'è già qualcosa, la classica allegrata. Poi non lo so, io ve la dico con una settimana d'anticipo, però più che altro, secondo me, conoscendo Allegri non sarebbe partito contro il Verona. No, col Verona era necessario. Io lo vedo molto cambiato Allegri in questo, molto più sfrontato. Non mi aspettavo neanche il fatto che riproponesse questo tridente già per un'altra volta. Sicurissimo. Io conoscendo Allegri ho detto: vedrai che si tutela con l'Atalanta, fa una formazione molto più conservativa. Io l'ho detto il giorno dopo il Verona. Ricordatevi che riparte con l'Atalanta e non riparte col Sassuolo, ve lo dico. Ma adesso riparte col Torino e non riparte col Villarreal. No, io secondo me Vlahovic ha una testa. No, non Vlahovic, è il tridente. Però ti dico, il tridente lo riproporrà adesso, anche nelle prossime, secondo me. Magari cambierà gli interpreti, ma terrà quell'impianto. Perché secondo me ne giovano tutti. In fase di processo hai più punti di riferimento, hai più ampiezza, non devi coprire porzioni di campo enormi, perché il lavoro che gli si richiede ai mediani in un 4-4-2 è di ricoprire delle zone molto più ampie rispetto a un 4-3-3. Hai molto più equilibrio nel tenere le forze fisiche in tutta la partita, in tutti i 90 minuti. Tant'è vero che poi nel secondo tempo cambiava e passava sempre a 3, perché altrimenti diventava fiancante completamente quel tipo di lavoro. Per me Vlahovic le gioca, perché secondo me la testa ben settata, quel ragazzo ha la testa, cioè secondo me no, ne parlano tutti benissimo dal punto di vista della maturità,
ha la capacità questo ragazzo di impattare immediatamente, ha veramente le doti. Poi occhio, perché il Villarreal è una squadra bastarda, 0-0 contro il Real Madrid in casa, 3-0 e 2-0 le ultime partite, 3-0, 2-0, 0-0 col Madrid. Ma che guarda, per no, no, infatti ragazzi, l'esempio più vicino, vi ricordate la partita di Bergamo del Villarreal? Sì. Me la ricordo, sì, perché l'ho vista il giorno dopo, dato che nevicava, sono tornato a casa, però, me la sono guardata tutta. Però ti dico, l'Atalanta quest'anno secondo me è un pelo più insicura rispetto agli anni scorsi. Sì, però e comunque ti dico che in Champions leva quell'annata straordinaria durante il Covid. Anche, se ti ricordi, anche l'anno ha fatto un girone molto difficoltoso, ha fatto molta fatica inizialmente. E credo comunque che l'Atalanta non interpreta calcio, gioca molto più a viso aperto, non copre gli spazi come in Italia quando gioca in Europa. C'è molto, da dire che in Champions l'Atalanta più. Non fosse stato per quel signore che a Manchester veste la numero 7, probabilmente era ancora dentro e non c'erano quelli lì, perché ci sono andati vicini come la crosta al formaggio a uscire. Poi c'è quello lì che è il suo terreno naturale, terreno di caccia, però l'Atalanta non ha fatto un brutto girone, secondo me. Poi, io parlo di quel girone dell'anno. No, io ti parlo di quest'anno. Quest'anno. Niente, per tornare sul discorso di Lello, che su cui sono d'accordo, dobbiamo sempre tenere a mente, però, che Allegri è uno che prepara molto le partite sull'avversario e lui accetta anche di sacrificare una sua pedina importante per disinnescare una dell'altra squadra. Alla grande. E quindi proprio per questa sua caratteristica, spesso a volte ci sono anche delle scelte di formazione che magari fai fatica a spiegarti, no? Per questo motivo qua. E quindi io sono d'accordo con Lello, ma purtroppo con Allegri bisogna aspettarsi anche queste cose, perché magari ti fa giocare il Bernardeschi piuttosto che il Dybala, perché il Bernardeschi di turno sulla fascia sinistra va a disinnescare il terzino destro del Villarreal che scende come un treno, no? Cioè, certo. Allegri le prepara molto sulla squadra avversaria, quindi bisogna aspettarsi anche questo, però sono d'accordo con Lello anche sul fatto che Allegri è cambiato, ma secondo me perché non c'è tempo quest'anno, perché puoi permetterti di gestirlo, perché tu fai in classifica dalla prima all'ultima giornata e tu puoi permetterti e hai tempo di lavorare su Higuain. È diverso invece il discorso con Vlahovic, perché arriva gennaio e non hai tempo, perché in campionato devi recuperare e in Champions pronti via, eliminazione diretta. Sì. Vi faccio l'ultima osservazione e poi vi lascio concludere, che siamo già a un buon minutaggio, direi, di video. Anche perché Allegri ce l'ha sempre detto, lui prepara le partite nella partita. Lello prima diceva, c'è i cambi programmati, sa già cosa fare. Villarreal non sono 90 minuti di partita, sono 180. Quindi, cioè, il fine primo tempo è il 90esimo. E in mezzo ci sono 2 settimane. Quindi, secondo me, anche... cioè, ve la dico proprio cruda come mi uscirà dalla bocca, per me il focus principale di Allegri in questo momento è il Torino e non il Villarreal, per quanto quella partita per quanto quella partita sia più importante, perché sei già lì e la devi vincere, per come ragiono io, per come credo di conoscere Allegri, guarda più Torino che Villarreal, che è più importante vincere, perché sono 3 punti che quelli non tornano e invece col ritorno puoi rifare qualcosa di diverso, per come la sto ragionando io, non per come penso che la ragione è Allegri, non per come permettele, incorpora in un ragionamento complessivo e fa delle scelte che non significa sacrificare qualcosa per il Toro, pro ovviamente Villarreal, okay. Fa delle scelte ponderate ragionando su col Toro, a parte che adesso abbiamo dei giocatori abbastanza intercambiabili, no? Sì, è vero. Stiamo trovando una squadra e quindi farà secondo me 2 squadre simili e magari nei piani gara deciderà diversamente, però secondo me non stravolgerà nulla, non è che stravolgiamo qualcosa col Toro né tantomeno col Villarreal, troveremo secondo me un assetto ottimo per una gara e per l'altra e farà delle scelte più basate secondo me sul fisico, sul reggere quei 180 minuti in poco tempo, non tanto su una questione puramente tattica. Quindi voi siete su tridente tutte e due, magari cambia secondo gli interpreti, ma comunque 4-3-3 si rimane. Secondo me sì, anche perché soffre il tridente, secondo me, una squadra come il Villarreal. 4-4-2 equilibrato loro, come detto Davom, hanno il professor Parejo, loro che è il cervellino di quella squadra, la contromisura secondo me sarà una marcatura su di lui. Quindi Lello 4-3-3-4-3-3, Davom 4-3-3-4-3-3. 4-3-3-4-4-2.
confermo, mi aggrego a questa cosa. Chino? Pareggio Lello. Ok, quindi 2-2. E ricordatevelo che tra una io settimana spero che andiamo a tirare voi, ragazzi. Io anch'io! La Champions sono soldi, non dimentichiamo. Anzi, ti dirò di più. Io addirittura spero che sia 4-4-2, 4-4-2, ma di vincere tutte e due. Piuttosto che 4-3-3, 4-3-3 e non vincere. Infatti preferisco... chi se ne frega, infatti chi se ne frega, proprio... vinciamo. Mi pare comunque per la vittoria è 1,5 milioni quasi di euro. Per noi? Sì, a testa o da dividere? Magari per testa, noi. 6 milioni in tutto, vabbè dai, comunque non è male. Non male, non male. Però per la Juve è 1,5 milioni la vittoria in Champions. Sì, ma poi dirci il passaggio turno, se vuoi sommare tutto. Poi là c'è il market pool, ci sono altre cose, però aspetta. Premio, vittoria, partita, 1,2 milioni era, ai gironi aumenterà di poco, incrementa di poco per le eliminazioni. Abbiamo sbagliato tutto nella vita, dovevamo fare qualcos'altro probabilmente, tipo dare due calci a un pallone in più quando eravamo ragazzini, bere meno birre. È complicato, sarebbe meglio entrare nella governance, nell'UEFA, a ciullare i soldi, esatto, a fare appalti finti. Cosa facciamo stai? Ancora in tempo, dici te, basta. Due rovine così. Va bene, signori, vi ringrazio per la chiacchierata. Spero anche, perché è stata una chiacchierata sul lungo, ho voluto organizzare una settimana intera, perché... dentro la Juve questa roba la stanno già pianificando e neanche da oggi, da almeno un paio di giorni, e quindi volevo capire se erano sensazioni solo mie o se sono condivise. Sono contento anche di sapere che abbiamo posizioni contrastanti, e quindi queste domande stesse le ripropongo anche ai ragazzi qui sotto nei commenti. Ovviamente in descrizione ci sono i vostri canali, tutti da visitare. Chiusura veloce, due parole a testa, vai. Ciao ragazzi, è stato un piacere, Lu, dai, insomma, alla prossima. Ci rivediamo magari dopo queste due partite per capire, per vedere chi aveva ragione. Ma non per tirarcela, per bullarci, però per vedere... No, per tirarcela. Team Toselli Davom contro Team Chinosci colpo gol. Io sono umile provinciale, parto dalla provincia. Schieratevi, voglio una civil war qui sotto nei commenti. Chino? No, ciao. No, ciao, benissimo, dopo vai. Io dico solo entusiasmo, ragazzi, entusiasmo. L'anno scorso l'ha portato un gran culo. Ma come compirlo di più di me? Non lo so, con questa la chiudiamo. E poi anche Kino ha salutato con un no ciao, che mi ricordava il sì, no. Possiamo fare un altro finale che abbiamo portato abbastanza sfiga? Gol di Danilo? Gol di Danilo 90. Gol di Danilo.